Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova recensione. Oggi recensiamo nuovamente un libro. Ma un libro di chi? Di chi? Suo! Ebbene sì, del tanto criticato e tanto amato Fabio Volo. Sì. In particolare recensiremo questo, La strada verso casa. La strada verso casa narra la storia di due fratelli, che sono Marco e Andrea, che a un certo punto della loro vita sono costretti a ritrovarsi a causa della malattia del padre. I due hanno già avuto in passato a che fare con la malattia per quanto riguarda la mamma, infatti quando erano piccoli hanno purtroppo dovuto assistere alla morte della mamma a causa di una malattia. La morte della mamma è un evento molto importante nella loro vita, in quanto spezza completamente gli equilibri della famiglia. Il padre si ritrova da solo, aiutato soltanto dalla nonna dei due bambini, e si trova appunto da solo a prendersi cura dei suoi due figli. La morte della mamma è, si può dire, la chiave di volta che porterà i due protagonisti a sviluppare un carattere, una psicologia e un comportamento diametralmente opposti. Uno dei due, Marco, è quello ribelle, è quello che non sa le regole, è un sognatore e soprattutto rifugge ogni tipo di responsabilità. Mentre Andrea, dall'altro lato, è il rovescio della medaglia, quindi è quello ligio al dovere, quello pacato, è il marito, è quello che fa sempre la cosa giusta. Anche la malattia del padre viene vissuta in modo diverso dai due fratelli. Andrea continua a ricercare delle risposte, soprattutto in relazione al comportamento del padre nei confronti di entrambi i figli, perché Andrea è convinto che il padre si rapporti in modo diverso con lui e con il fratello. Mentre invece Marco vive il momento per ciò che è, ovvero per un momento di malattia del padre, una malattia tra l'altro degenerativa, che quindi particolarmente pesante. Il loro ritrovarsi va di pari passo con il loro riscoprirsi ed è accompagnato dalla presenza di due donne, che sono le donne fondamentali della loro vita. Da una parte abbiamo la moglie di Andrea, dall'altra invece la fidanzata storica di Marco. Entrambe sono figure importanti perché permettono di notare quelli che sono i cambiamenti che avvengono nel carattere e nei comportamenti dei due fratelli. Vediamo quindi che Andrea inizia a rompere gli schemi nei quali aveva rinchiuso la sua vita, mentre Marco prende a riflettere un po' più seriamente sull'importanza che ha avuto e che potrebbe avere in futuro un rapporto stabile con Isabella, appunto la sua fidanzata. I protagonisti del libro, come abbiamo detto prima, sono due fratelli, Marco e Andrea. E a detta dello stesso Fabio Volo, che noi siamo andati a vedere nel mese di novembre ad Asti, sono le rappresentazioni dei primi due stadi dell'esistenza descritti da Kierkegaard. E effettivamente, se andiamo in fondo nella lettura del libro di Fabio Volo, possiamo vedere come Marco rappresenta lo stadio estetico, ovvero colui che vive in uno stato di ebbrezza nel quale, attimo per attimo, si cerca di cogliere tutto quello che appare bello, che appare interessante e soprattutto godibile, e che è sempre diverso e mai banale. Il modello che viene ricalcato da Marco è proprio quello a cui si rifaceva Kierkegaard, il Don Giovanni, ossia il seduttore per eccellenza che non ama una sola donna, ma le ama tutte e tutte cerca di sedurle. E questo viene ben descritto nelle pagine da Fabio Volo.
Il limite però di questo stadio è la noia, ossia un senso di insoddisfazione, di insufficienza per la propria vita e soprattutto l'essere consapevoli del fatto di poter indirizzare e orientare la propria esistenza verso verso un'altra prospettiva, una prospettiva di vita con un senso. E infatti anche questo viene ricalcato, viene preso in considerazione nella caratterizzazione del personaggio di Marco da parte di Fabio Volo. Andrea, il fratello più grande, incarna lo stadio etico, quindi viene superato il precedente stadio, quindi quello estetico, dove la filosofia di base era quella del carpe diem, di cogliere l'attimo, e invece ora l'indifferenza lascia spazio alle scelte. E questo fare delle scelte significa assumere delle responsabilità. Ed ecco quindi che c'è proprio il rovesciamento del precedente stadio. Quindi nello stadio etico vediamo rappresentato il modello borghese di vivere, quindi lavoro, matrimonio e famiglia. E anche qui le caratteristiche di Andrea sono ben caratterizzate. Se Marco era il Don Giovanni, quindi un seduttore, Andrea invece viene rappresentato nella descrizione di Kierkegaard dal marito fedele, dedito alla famiglia e dedito al lavoro. Questo stadio è caratterizzato dalla ripetizione, infatti il marito è fedele, non è incostante, e vediamo in una parte del libro come questo particolare influenzerà poi la vita di Andrea. Il linguaggio e la scrittura utilizzati da Volo non sono certo aulici, però la sua prosa semplice riesce comunque a coinvolgere il lettore e riesce a farlo sia che tratti di... sia che stia descrivendo momenti di allegria o momenti di passione, sia che tratti momenti invece profondamente tristi, di profonda sofferenza o cose simili. E adesso vi diamo un esempio di questo suo modo di scrivere. La foto era stata scattata al mattino presto, dopo una lunga notte. Le notti in cui rimani sveglio a fare l'amore, chiacchierare e ridere fino all'alba, in cui si confessano cose intime di cui ci si è sempre vergognati. Sono le notti in cui ti senti così vicino che nessuna distanza ti separa dalla persona al tuo fianco. Sei complice in tutto, le notti in cui la bellezza dilata il tempo, in cui il presente è così perfetto e lo si indossa così bene che si cominciano a fare promesse, giuramenti, patti, perché quella bellezza fa sentire dentro di sé una spinta verso il futuro. Quelle notti in cui è giorno all'improvviso e si rimane stupiti e senti che hai fame, fame di tutto, pane, burro, marmellata, soprattutto fame di vita. In quelle notti è tutto così bello. E si è così felici che quando ci si gira su un fianco per addormentarsi, in qualche angolo profondo di sé si avverte una punta di dolore. Un dolore primordiale, ignoto, che appartiene a tutti. Uno dei pregi di Fabio Volo, quindi, è proprio quello di utilizzare un linguaggio molto semplice per affrontare a volte dei temi che semplici non lo sono affatto. In questo libro, ad esempio, troviamo temi come la morte, la malattia, la sofferenza, la paura per un qualcosa, troviamo il tema del rapporto tra genitori e figli e il rapporto tra fratelli, e c'è anche un piccolo accenno ad un tema delicato come quello dell'eutanasia. Già in apertura l'abbiamo detto, Fabio Volo è un personaggio criticato, molto criticato, sia che lo vediamo in veste di scrittore, sia come presentatore televisivo, sia quando conduce programmi radiofonici. Sostanzialmente Fabio Volo non va mai bene, non si capisce il perché, ma Fabio Volo non va mai bene. Una però delle critiche per quanto riguarda il Fabio Volo scrittore è il fatto che la sua letteratura sia scarna e sempre uguale. Allora, che la letteratura sia scarna e sempre uguale non lo vedo come un punto a sfavore per il Fabio Volo scrittore, ma come invece
un abbracciare, voglio dire questo, un abbracciare i suoi lettori, accompagnarli in tutti i libri che ha scritto, nei temi di cui abbiamo parlato prima. Quindi in tutti i suoi libri troveremo l'amore, l'incontrarsi, il lasciarsi, troveremo il sesso, alcuni lo definiscono maschilista, invece io non lo trovo maschilista, nel senso che se io devo descrivere un atto di sesso e scrivo con scrivendo con voce maschile, lo descriverò in un certo senso, ed è giusto che venga descritto in un certo senso. Ovviamente non scade mai nel volgare, cioè, o meglio, nel volgare cade, ma non è quel volgare gratuito, esatto, è un volgare che che colora quel determinato momento. Abbiamo un libro dove Fabio Volo scrive al femminile, mm-hmm. anche in quel libro viene trattato l'amore, viene trattato il sesso, ma non viene raccontato come nel romanzo Harmony, che quindi è strappalacrime piuttosto che sciatto o sempre uguale. No, viene raccontato così come viene vissuto da una donna che non riesce a trovare il proprio amore. Mi sto riferendo alle prime luci del mattino, che quindi Fabio Volo sia sempre uguale. Non sono di nuovo d'accordo, perché se nei primi 4-5 libri ha scritto di un protagonista o di protagonisti maschili, con le prime luci del mattino, oltretutto, se andiamo fino in fondo, anche la copertina è diversa, non è più bianca con scritta rossa, ma è rosso con scritta bianca, notiamo la differenza, quindi non è sempre uguale, cioè cerchiamo di andare oltre queste critiche, diciamo, fin troppo scontate. Voglio ancora aggiungere una cosa: ho letto e sentito delle recensioni in cui venivano accusati i lettori di Fabio Volo, nel senso che c'è chi sostiene che chi legge Fabio Volo è un lettore mediocre, che non si è mai avvicinato a un'alta letteratura, o che comunque leggere Fabio Volo è sinonimo di basso livello culturale, e che quindi avere in Italia un Fabio Volo porta a l'Italia stessa ad avere una bassa cultura. Ecco, anche qui non sono assolutamente d'accordo, perché io posso amare diversi tipi di letteratura, e quindi posso anche concedermi in tutto l'arco dell'anno, in tutti i libri che leggo, un momento in cui voglio leggere qualcosa di più semplice, dove posso anche sedermi sul treno Biella-Torino e passarmi quell'oretta di viaggio cercando di farmi portare in un altro mondo, ma con semplicità, e quindi non pensare al viaggio e ai ritardi. Quindi io non leggo solo libricini, come vengono catalogati questi libri di Fabio Volo, che non trovo assolutamente libricini. Quindi non è vero che avere in Italia Fabio Volo è sinonimo di cultura bassa, non è vero che chi legge Fabio Volo non legge nient'altro, perché adesso la telecamera è fissa qui, ma ci sono miriadi di libri qua dentro che spaziano dalla filosofia, la psicologia, la psichiatria, e ci sono anche dei libricini che possono essere veramente considerati libricini, o anche Ratman, cioè cosa vuol dire? Non c'entra quello, bisogna essere in grado di leggere, e quindi di essere dei lettori, prima che essere dei criticoni. Esatto. Poi una critica che ha fatto particolarmente sorridere è stata quella di coloro che definiscono Volo come uno scrittore da supermercato, perché i suoi libri si trovano al supermercato o negli autogrill, quindi questo dovrebbe essere indice di scarsa qualità. Io dico, al supermercato ho trovato libri di Stephen King, di Tolkien, di Oscar Wilde, quindi di Asimov, al supermercato. Io stesso ho comprato questo libro al supermercato per un motivo molto semplice: c'era scontato di 3 euro il primo giorno di uscita. Esatto, quindi cioè, mi sembra proprio che ci sia soltanto un accanimento, perché va di moda accanirsi contro Fabio Volo. Tutto qua, e ci si attacca anche a ste stupidaggini. Esatto, quindi
Niente, noi non vogliamo fare pubblicità gratuita a Fabio Volo semplicemente perché siamo dei fan, semplicemente perché crediamo che sia giusto andare oltre le critiche dal momento in cui ci si approccia a un nuovo genere, a un nuovo libro. Poi, ovviamente, al termine ognuno potrà decidere la propria, diciamo, il proprio pensiero. Dopo tutto quello che abbiamo detto, ovviamente ci sentiamo di consigliare questo libro e io mi sento di consigliare anche tutti gli altri libri scritti da Fabio Volo e magari non di leggerli in ordine di uscita, di andare anche semplicemente in biblioteca, se non vogliamo spendere tanti soldi nella speranza che la biblioteca comunale abbia i libri di Fabio Volo, prenderne uno, svuotare la testa da tutte le critiche e, non lo so, sedersi su una panchina del parco, nella speranza ci sia una giornata di sole, e lasciarsi conquistare, o comunque lasciarsi trasportare, forse più che conquistare, perché quello che secondo me è un pregio che si può ritrovare nei libri di Fabio Volo è quello di saper descrivere situazioni quotidiane, ma quotidiane intese che tutti prima o poi le vivremo. Quindi tutti prima o poi avremo paura, tutti prima o poi ci siamo innamorati e tutti abbiamo vissuto anche la tristezza che può conseguirne se quell'amore finisce e sicuramente in una riga, in due righe dei suoi libri possiamo, come dire, trovarci davanti a uno specchio e dire effettivamente anche a me è successo così. Quindi provare a leggere Fabio Volo. Poi ovviamente uno può decidere di riportarlo in biblioteca e ringraziare il bibliotecario oppure appassionarsi e fare come abbiamo fatto noi che siamo andati a Tasti a vederlo. Esatto. Vi ringraziamo quindi per aver guardato anche questa video recensione. Ricordiamo che i commenti, potete lasciare i vostri commenti, critiche e quant'altro, tutto quello che volete, eventuali consigli o richieste, se volete che recensiamo qualcosa di particolare, fate pure, scriveteci pure. E niente, alla prossima! Alla prossima!